Ritengo che si sia cercato sicuramente di fare il massimo e tante norme importanti le abbiamo approvate. Ha retto il dibattito democratico, ovviamente non posso che ringraziare le opposizioni perché, come ho detto, è difficile descrivere un'intensa attività che si è occupato pressoché di tutto in questo anno. Cercheremo l'anno prossimo invece di essere un po' più strutturali e di approvare delle riforme complessive che la Regione aspetta da tempo: il piano sanitario, il piano sociale, la nuova legge urbanistica, la riforma delle pertinenze dei magnali, ovvero la riforma dei balneari. Insomma, cercheremo di dare un tratto di maggiore livello istituzionale se non dovremo rispondere come nei due anni precedenti alle emergenze che ogni giorno ci si ponevano di fronte. Voglio ringraziare le nostre strutture e tutti i colleghi consiglieri. Devo dire, sono più le vittorie che le sconfitte. In alcuni casi prevale il buonsenso e ci troviamo a metà strada e correggiamo ciò che non riteniamo essere assolutamente indispensabile. In altri casi, come è accaduto su misure che riguardavano la pianificazione urbana o per esempio i trabocchi, l'aver continuato a insistere che le nostre leggi non andavano bene hanno portato però alla sconfitta dell'impugnativa del governo, ovvero al riconoscimento da parte della Corte che le nostre leggi erano costruite bene. Io credo che il Presidente Marsiglio possa contare su uno dei consigli regionali più leali possibili e immaginabili. La lealtà non vuol dire essere dipendenti, noi siamo un'assemblea legislativa e il mio compito è anche ascoltare i buoni consigli che provengono da parte avversa alla mia. Ciò ha permesso però di approvare tante leggi, magari in una giornata di lavoro, di riscrivere la finanziaria in un giorno, secondo le indicazioni che ci provenivano anche dall'assessorato al bilancio, dando però coperture a temi importanti come il PSR, il trasporto pubblico locale, le leggi sul sociale e via così. Cioè, questo è possibile quando l'opposizione ti riconosce buona fede nella tua attività, altrimenti sarebbe impensabile una sola giornata.